Ciao, buongiorno a tutti. Bentornati a Attenti a quei due con Barbara Ciabò e Fabio Massa di True Show. Oggi parliamo, cara Barbara, di ambiente. Ambiente che è una cosa molto più complessa e più profonda di quello che generalmente si pensa. Non è solamente lo smog, ma è anche che cosa ne facciamo degli scarti delle costruzioni, per esempio. Costruiamo cose nuove, ma dove finiscono quelle vecchie? Ci sono tutti i giorni casi di cronaca, abbiamo visto uno tremendo di Brescia sui fanghi, ne parleremo ancora anche oggi, questi spandevano i fanghi tossici sui campi e dove producevano il mais che mangiano i nostri figli, quindi cose complicate. Ma parliamo, perché questo è poi un tema della politica, di politica, perché poi l'ambiente è la cosa principale di tutte le nostre città, della costruzione delle nostre città e del nostro vivere nelle città. Però, come al solito, partiamo con un video di Fabio Fiorentini che la regia ci manda in onda. Devi fare ringraziamenti? Sì, dobbiamo ringraziare la regia Mimmo e ringraziamo anche la Cate per tutta la collaborazione che ogni volta ci danno in questa trasmissione che è molto seguita e quindi siamo molto contenti anche dell'organizzazione, dello staff, del supporto che ci danno i tecnici di Tele Lombardia e un saluto anche ai radioascoltatori di Radio Lombardia. Mimmo, grazie con il video introduttivo. Inceneritore e termovalorizzatore. Due parole che ormai sono sinonimo di scontro tra chi sostiene che in Italia debbano aumentare e chi pensa che siano una soluzione ormai superata per smaltire i rifiuti. Sono state individuate 200, oltre 200 sostanze tossicologicamente attive. Il primo impianto in Italia è uno dei più importanti in Europa, un significato di rilancio del sistema paese. Oggi noi stiamo segnando un po' una fine primo tempo. Da domani saremo al lavoro per realizzare un nuovo impianto. Economia circolare che può diventare da uno slogan un fatto concreto. Però l'inceneritore per stare a regime ha bisogno di bruciare tantissimi rifiuti. Ogni volta che il governo si concentra sul bruciare tantissimi rifiuti, inevitabilmente finisce col diminuire la differenziata che non va nell'inceneritore, chiaramente. E non si è fatto niente come termovalorizzatori, come sistema di smaltimento. Perché qualcuno ha interesse. Siamo partite da Torbole Casaglia e siamo arrivate fino a Montichiari. Abitiamo nella zona con più alta concentrazione di discariche di tutta Europa. La spazzatura di Brescia e provincia è solo un terzo di quello che arde nei forni. Il resto arriva da fuori e porta energia e soldi. Brescia è la città più teleriscaldata d'Italia. E vi presento gli ospiti che abbiamo oggi. Fortuna che non abbiamo buona fede, eh. Per fortuna che non abbiamo buona fede. Da remoto, Assessore Cattaneo, la vediamo già in collegamento. Grazie veramente di essere qui con noi, Assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia. Gian Antonio Girelli, grazie anche a lei di essere qui con noi, consigliere PD, Regione Lombardia. In presenza, qui con Buongiorno a noi, tutti. Bruno Bella, fondatore Gruppo Vibeco, grazie anche a lei di essere qui con noi. Pietro Marrapodi, consigliere di Municipio Trelega e candidato alle prossime Buongiorno. elezioni per Palazzo Marino, benvenuto anche a Buongiorno a lei. tutti. Nell'ultimo blocco ci collegheremo con Regina D'Albertis, presidente dell'ANCE Giovani e consigliere delegato dell'Arborio Mangiarotti. Io comincio con lei, Assessore Cattaneo. Lei più che un assessore è un'istituzione, Regione È Lombardia, è l'istituzione. l'istituzione, mi pare dal 95 la vediamo in Regione Lombardia come tecnico e poi per 7 anni, se non sbaglio, è stato assessore alle infrastrutture e poi per altri 5 anni è stato presidente del Consiglio regionale, adesso è assessore al clima e all'ambiente. Quindi a lei ci rivolgiamo un po' per cercare di capire un po' qualcosa in più di questo argomento. Innanzitutto, Assessore, vogliamo spiegare un pochino, no? Lei che è un tecnico innanzitutto, oltre che un politico, cosa vuol dire economia circolare? Perché è così importante in questo momento? Poi le chiederemo anche del recovery fund. E per quale motivo il problema relativo alla gestione dei rifiuti è un problema così divisivo fra le forze politiche? Eppure, cioè, voglio dire, riguarda tutti. Perché si litiga e si discute spesso su questo tema? Dunque, cominciamo con la prima domanda. Intanto buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
ovviamente insieme a lei a Fabio Massa. Cos'è l'economia circolare? In due parole è questo. Il modello tradizionale di sviluppo capitalistico dell'economia industriale parte dal presupposto che io prendo della materia prima, la trasformo per fare quello che mi serve, butto via quello che non mi serve. Evidentemente più si diffonde questo modello, più paesi entrano nel circuito dell'economia di mercato, più le risorse scarseggeranno. Oggi c'è un indice calcolato dalle Nazioni Unite molto interessante, l'Earth Overshoot Day, il giorno entro il quale vengono consumate le risorse che sarebbero disponibili invece per un anno intero. Ecco, il nostro paese ha già raggiunto, e siamo ancora alla fine di maggio, ha già raggiunto in questo mese di maggio questo giorno limite. Quindi è evidente che noi non possiamo continuare a consumare risorse così. Bisogna creare un altro modello di sviluppo, e questo altro modello è quello dell'economia circolare. Io uso quello che mi serve prendendo le risorse naturali, ma devo costruire dei modelli che mi permettono di riutilizzarlo ancora. In questo senso è circolare, non è prendo, trasformo e butto via, ma è prendo, trasformo, poi recupero e riutilizzo nuovamente per limitare l'uso delle risorse naturali. Questo è il modello dell'economia circolare, ma per fare questo ovviamente non basta solo un po' più di raccolta differenziata, una gestione migliore dei rifiuti, ci vuole proprio un modello diverso di sistema economico, per cui quello che è lo scarto di qualcuno diventa la materia prima di qualcun altro, si creano progetti di simbiosi industriale fra le imprese che favoriscono questa collaborazione, eccetera, eccetera. Senza entrare in dettagli, su questo fronte però per una volta noi italiani, in particolare noi lombardi, partiamo da posizioni di vantaggio, non di debolezza, anche perché abbiamo un sistema di gestione dei rifiuti particolarmente efficace. E vengo alla seconda domanda: perché si litiga sui rifiuti? Perché dietro i rifiuti ci sono dei valori che sono anche ideali, non sono solo legati a aspetti tecnici. E qui bisogna capire bene perché la Lombardia è un caso di successo, perché la Lombardia ha saputo coniugare da 25 anni a questa parte, dopo la crisi della discarica di Cerro, che portò all'emergenza rifiuti nella città di Milano nel 1995, ha saputo coniugare alcune ragioni che portavano gli ambientalisti, per esempio diffondere la raccolta differenziata. Oggi in Lombardia siamo al 72% di rifiuti raccolti in modo differenziato, ma anche le ragioni di cui invece diceva: sì, ma quando abbiamo fatto la raccolta differenziata i rifiuti non spariscono, ci vogliono gli impianti per recuperarli trattandoli, e poi ci vogliono gli impianti per le frazioni decadenti. Quello che non posso recuperare dove va? O va in un buco, in una discarica, o diventa un combustibile alternativo per produrre energia e calore in un termovalorizzatore. E noi in Lombardia ne abbiamo 13 su 39 in Italia. Anche per questo siamo un modello efficace che funziona bene. Grazie assessore. Vorrei fare una domanda a Gianantonio Girelli, poi andremo in pubblicità e poi faremo parlare chi si occupa nel concreto di queste cose, quindi Bruno Bella. Girelli, lei è un consigliere del Partito Democratico. Il Partito Democratico ha sempre avuto un'attenzione particolare rispetto all'ambiente, con un'accezione particolare sulla legalità legata allo smaltimento dei rifiuti. Perché generalmente, questo però secondo me è un problema di concetto, quando si parla di rifiuti si accoppia anche la questione della legalità. E perché proprio su questo e non, che ne so, su mille altre cose che generano sistemi economici? Ma indubbiamente parlare di rifiuti significa parlare di uno dei settori di particolare criticità per il nostro sistema. Prima l'assessore richiamava alcuni problemi anche molto evidenti, il tentativo di dare delle risposte, la necessità, a mio giudizio, di intervenire davvero in maniera forte dal punto di vista culturale e anche di sistemi produttivi nella diminuzione di produzione dei rifiuti. Ma come a me avviene spesso nel nostro paese, tutti i settori economicamente interessanti diventano anche oggetto di attività da parte di
di malavitosi e di organizzazioni molte volte legate però, anche però a c'è sistemi un po' mafiosi. Di, beh, Girelli, però c'è un po' di demonizzazione sì. anche no, da questo punto di vista, nel senso che se no, poi nessuno trattasse dei rifiuti, alla fine ce li terremmo in casa. No, io non li vorrei. Secondo me, infatti, non dobbiamo fare l'errore di demonizzare un settore. Anzi, dobbiamo trovare tutti i meccanismi per mettere in condizioni chi lavora onestamente, in trasparenza, e c'è, e voglio pensare sia la maggioranza degli operatori nel settore, possa farlo senza dover fare i conti con una concorrenza che non è concorrenza di mercato, ma concorrenza sleale, e soprattutto vi sia anche una capacità da parte delle istituzioni tutte, facendo rete, di esercitare un controllo ben mirato, perché ahimè anche la cronaca di queste ore ci consegna la drammaticità di quando appunto il malaffare entra nella gestione di questo settore, dove abbiamo l'abbinamento di due fatti gravi: l'illecito profitto agendo in maniera scorretta, grazie, non rispettando Girelli. Le regole, e la ricaduta sulla salute delle persone. Purtroppo non la sentiamo proprio bene. Allora, prima di andare in pubblicità, una domanda veloce all'assessore. Assessore, i rifiuti sono una ricchezza? Perché qualcuno dice che siano una ricchezza i rifiuti. Beh, qualcuno dice che sono il petrolio del futuro, no? Ed è certamente così, perché in un modello di economia circolare la materia prima non è più solo quella che estraiamo dalle miniere, dalla terra, ma la materia prima diventa il rifiuto che può essere recuperato e riutilizzato come materia o come energia. Perfetto. Quindi certamente allora, in prospettiva saranno una risorsa sempre più importante. Ok, e proprio allora del rifiuto come ricchezza voglio ricominciare da qua, dopo la pubblicità. Grazie. Eccoci qua. Bruno Bella, allora noi la conosciamo come presidente anche onorario di City Angel, ma lei è fondatore di un gruppo importante, la Vibeco, un gruppo che è all'avanguardia nel ripristino ambientale. Sì, facciamo. Senta, anche quello. Lei, io ho letto delle sue interviste, lei dice che i rifiuti sono l'energia del futuro e sì. che bisogna avere un approccio completamente diverso alla questione e al problema. Ce lo spiega io parto, questo approccio? Parto ancora più lontano, non chiamarli più rifiuti, residui, scarti, materiali di seconda generazione. Ma chiamare i rifiuti non perché è una parola che noi abbiamo fatto diventare un demonio, no? Abbiamo spaventato le generazioni e le popolazioni con questa parola. In realtà, come ha detto prima l'assessore Cattaneo, questo materiale può essere utilizzato in mille modi, ed è un materiale che, se si usa il genio e l'ingegno, ha un gran valore. Faccio un esempio: quando diciamo che la Lombardia recupera più plastica di tutti, è verissimo, ma questo recupero, spinto al massimo, che siamo bravissimi, poi comunque fa un residuo. Questo residuo non diventa per forza qualcosa che diventa un demonio, no, diventa un materiale che si può utilizzare o per il suo volume o per il suo peso per fare ripristini ambientali, cioè prendere dei luoghi dove abbiamo scavato, per esempio, per tirare fuori frutti cava e costruire le case dove tutti viviamo, e magari ripristinarli a parco, usando dei materiali, dei residui che prima erano una plastica. Però Bella, sì. Faccio dire, lei è un operatore, no? Quindi, sì. Perché poi queste cose qui generalmente ce le cantiamo, ce le suoniamo tra giornalisti e politici e ci manca sempre poi la gamba di quello che sta a operare. Però se è stato demonizzato il settore dei rifiuti, anche perché ci sono poi dei casi che emergono sulle cronache, sì, come sì. questo di Brescia, no? Ne parlavo prima, a me mi ha colpito molto questa cosa qui di Brescia. Sì, perché il tessuto industriale che produce rifiuti e che viene poi trattato negli impianti che si occupano unicamente di rifiuti industriali, in questo caso era un impianto che faceva sia civile che industriale, molte volte poi non hanno la soluzione finale, fanno un pretrattamento e poi si trovano nell'emergenza di avere i impianti intasati e... per non bloccare le proprie attività si spingono oltre. Purtroppo io, allora, no, non dico che hanno fatto bene, assolutamente no, vanno anzi fermate queste attività. C'è da dire che queste persone a volte si trovano, forse anche un dipendente di un'azienda che non è ben strutturata, si trova davanti a una scelta di bloccare l'impianto, andare avanti, magari queste situazioni li mette in crisi. Questo succede perché non c'è una filiera chiusa, non c'è un percorso finale.
c'è di solito una parte che manca. Senta una cosa, la politica, così la domanda la fa lei a loro, sì. La politica che dovrebbe fare? Una cosa... Ma innanzitutto fare una comunicazione più sana, no? Non cavalcare i facili consensi, dire no ai rifiuti, no alle discariche, e anche lì chiamare discariche, smetterla, chiamarle ripristini ambientali, perché il 99% sono riqualificazioni ambientali. Faccio l'esempio del parco del Monte Stella, che a San Siro, una casa vale 10.000 metri quadri, quindi l'effetto Mibi non c'è, però quella è una discarica, che vecchio stile, fatta negli anni 50, che non ha tutti gli atteggiamenti. Quindi che dovrebbe fare la politica? Che gli chiediamo? Di fare una comunicazione sana e non scellerata, cioè non bisogna per forza dire no per portarsi a casa facili voti, bisogna iniziare a insegnare alle persone, a spiegare alle persone che il rifiuto non è il demone. Non ho mai visto una casalinga aprire la pattumiera e cadere per terra, quindi sono materiali che noi utilizziamo, li utilizziamo, poi li cediamo. Anche la parola rifiuto, l'italiano è bellissimo perché ha un gergo per ogni situazione. Perché li chiamiamo rifiuti se li abbiamo accettati? Non c'è un rifiuto, c'è un utilizzo, quindi al limite rimane un residuo, uno scarto, ma non chiamiamoli più rifiuti, perché ormai la gente si spaventa, è spaventata da tutto quello che ha visto prima. Una cosa vera e che fa veramente rabbia è che poi vengono alla cronaca solo quelli che fanno dei grandi disastri, purtroppo. Le eccellenze vengono un po'... non dico trascurate, ma non notate, perché comunque noi abbiamo veramente, soprattutto il tessuto lombardo, ha detto benissimo, abbiamo delle grandi eccellenze. Faccio un esempio, parlano dei termolizzatori, ma ben vengano. A Copenaghen hanno messo in centro città una marca di automobili, ci ha fatto la pubblicità di uno che ci scia sopra. Ma perché? Io faccio sempre questo esempio. Abbiamo tanti cittadini che hanno la caldaia e magari non tutti riescono a controllarla per un fattore economico, perché si dimenticano, e magari quella caldaia non funziona benissimo. Ma se ne avessimo solo una, con una ciminiera sola, che controlliamo tutti e che dà caldo e energia a tutti, non sarebbe meglio? Girelli, lei è di Brescia, no? Giusto? O lo ricordo male? Ecco, bravo. Esattamente. Brescia c'ha una particolarità, che ha alcune glorie. Una di queste è il teleriscaldamento. Se tu vai a Brescia non esiste lo scaldabagni. Apri l'acqua calda ed esce l'acqua calda. Per fare quell'acqua calda bisogna avere un forno, ovvero il termovalorizzatore di A2A. Ok. Lei sarebbe per farne di più in giro per tutta la Lombardia? Ma io innanzitutto la Lombardia, però Cattaneo mi potrà confermare il dato, ne ha sufficienza per soddisfare il suo bisogno, anzi soddisfa anche le necessità di altri. Credo che sia stata una scelta intelligente per dare una risposta alle criticità del proprio territorio. Brescia da questo punto di vista ha avuto una visione del futuro in tempi adeguati, non è un caso che venga appunto citata come esempio, oltretutto creando anche una forma di compartecipazione del tessuto sociale, dove anche le associazioni ambientaliste sono sempre state tenute al corrente, fatte parte del metodo di controllo delle emissioni e quant'altro. Vorrei però ricordare che i termovalorizzatori, chiamiamoli così, non sono la soluzione. Esiste un problema di fondo, che è la diminuzione della produzione di rifiuti. In una mentalità dell'usa e getta come questo è una cosa non di poco conto, non di poca difficoltà. Esiste la necessità di un recupero il più possibile di ogni residuo del rifiuto prodotto, ed esiste poi la necessità anche di termovalorizzarli. Però, se mi permette, volevo fare un piccolo richiamo. Non credo che possa mai trovare una qualsiasi giustificazione l'attività illecita come quello che abbiamo registrato a Brescia. Non c'è scusa che tenga. Lì siamo nel malaffare organizzato, non dettato da necessità o vuoti normativi, perché se noi troviamo una qualche giustificazione, una qualche scusa, poi rischiamo di non chiamare le cose per quello che Cattaneo. Allora cosa facciamo intanto... qua? Smettiamo di chiamarli rifiuti? Ma sì, anch'io dico che la parola rifiuti bisognerebbe cancellarla dal vocabolario, però il problema è cosa ne facciamo, no? Allora, cosa ne facciamo in Lombardia? Questo credo che sia importante che lo capiscano tutti. Oggi in Lombardia 4,6 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti urbani, e oltre il 60% lo recuperiamo come materia. Un altro 25% lo recuperiamo come combustibile alternativo per produrre energia e calore nei termovalorizzatori come quello di Brescia, che sono necessari perché sennò dovremmo metterli in discarica dei rifiuti urbani.
ci va meno del 2%, addirittura se guardiamo quelli senza nessun trattamento ci va lo 0,2%, quindi abbiamo già eliminato le discariche. Ma poi non ci sono solo i rifiuti urbani, sono i rifiuti speciali, che in Lombardia sono 32 milioni di tonnellate, siamo 10 milioni di abitanti, vuol dire che tra urbani e speciali ognuno di noi ha sulle spalle oltre 3 tonnellate e mezzo di rifiuti all'anno. E anche quelli vanno trattati, e anche quelli l'80%, più dell'80% viene recuperato come materia. Facciamo un esempio, i mobili di cui siamo così orgogliosi e che produciamo tra i migliori al mondo. Molti di questi mobili sono fatti non con legno vergine, ma con legno recuperato da rifiuti. Siamo i principali recuperatori di legno al mondo e facciamo delle cose straordinarie, ma anche per questo abbiamo bisogno di utilizzare questi rifiuti in impianti adeguati. Allora, questo modello virtuoso, che è già oggi un modello di economia circolare, in Lombardia va tutelato e va difeso e funziona, perché c'è sia chi recupera, sia chi ha modalità di utilizzo delle frazioni decadenti alternative alla discarica. Questa è la nostra forza. Quindi già oggi dovremmo dire non li chiamiamo più rifiuti, li chiamiamo in un altro modo. Poi c'è il malaffare. Ma attenzione, così come nessuno, solo questo pensiero, sì. Nessuno direbbe che siccome qualcuno ha volontariamente disattivato i freni di emergenza della funivia, allora bisogna chiudere tutte le funivie in Italia. Così non è che se qualcuno ha usato i fanghi da depurazione in modo improprio, spandendo quello che non doveva spandere sui campi, allora tutti quelli che trattano i fanghi da depurazione sono dei delinquenti e non dobbiamo più trattarli. Ecco, evitiamo di fare associazioni di idee improprie pur dicendo che il malaffare va combattuto e che chi si comporta così è un delinquente. Perfetto. Assessore, tuttavia, di fronte al termine termovalorizzatore, per non parlare di discarica, i cittadini sono abbastanza prevenuti, anzi diciamo preoccupati, e questo è il motivo per cui poi alla fine ci sono delle divisioni politiche spesso, no, su queste questioni. Insomma, questi termovalorizzatori, queste discariche, sono veramente il male assoluto? Lei che lavora? Innanzitutto no, non lo sono assolutamente. Poi vorrei fare un inciso, l'assessore Cattaneo ha detto delle cose giustissime, però è vero che noi siamo un'economia circolare, siamo un'eccellenza italiana, non, purtroppo non lo siamo europea, però è anche vero che il tessuto industriale oggi esporta il materiale che noi non riusciamo ad accogliere o a gestire all'interno della nostra regione, perché mancano le, tra virgolette, discariche, che non sono discariche, perché per quanto siamo bravissimi a recuperare, comunque abbiamo uno scarto, un residuo, che può essere scelto ad hoc per rifare un ripristino ambientale. Lo ripeterò sempre, perché ci serve come il pane. Ci servono i termovalorizzatori perché, tra l'altro dico un'altra cosa, noi siamo i primi, in questo posso dire anche a livello europeo, che abbiamo utilizzato, guardate che termini usano, le scorie dei termovalorizzatori, no, le ceneri di post combustione. Usiamo dei termini più dolci, perché la verità, dentro il tuo camino, quando togli le ceneri, chiami scorie o ceneri? Chiami ceneri, è la post combustione. Le abbiamo usate per fare dei materiali edilizi. Io nel 2005 presi per mano dell'allora Roberto Formigoni un premio che avevo partecipato a Lega Ambiente, perché avevo fatto il primo brick ecologico con una società che faceva Maltone, esatto, ho preso questo riconoscimento. Quindi così siamo ancora più bravi Maltone, degli altri. Ci racconti un po' questo Maltone, come era fatto? Era fatto calcestruzzo, abbiamo usato le ceneri apposta delle sabbie, quindi abbiamo evitando di scavare, quindi abbiamo usato quelle sabbie al posto quelle ceneri apposta delle sabbie, abbiamo fatto il classico bolognino che si fa per fare i capannoni. Se avete un camino non dovete buttarla via la cenere, dovete darla lui, così lui lo impasta e vi fa i battoni per la prossima casa. Hanno fatto dei percorsi molto più importanti dopo, fortunatamente. Però mi ricordo, oggi come allora, che il primo scoglio era quello di far integrare le normative. E come prima avete detto, se uno non segue la normativa, non va giustamente, non si crea nessun alibi. Perfetto, lo dico anch'io. Io ho spiegato che però ci sono delle situazioni dove ovviamente non la coscienza ma l'incoscienza fa fare delle cavolate, quindi nessuno perdona nessuno. I termovalorizzatori perché sono ottimi? Perché innanzitutto la prima parte per fare ecologia è fare meno logistica, meno movimento possibile. Quindi la verità per fare bene è pensare allo Stato oltre alla Regione Lombardia, lo so che noi ci occupiamo di casa nostra, ma dobbiamo andare oltre il confine regionale e guardare lo Stato e copiare gli stati green, che sono la Svezia, la Norvegia, questi stati che primeggiano in questo.
E dobbiamo farlo sia sulla parte civile, quindi i termovalorizzatori, ma anche sulla parte industriale, perché anche la parte industriale ha bisogno di utilizzare questi strumenti, per tanti motivi, per inertizzare i propri materiali. E sono utili perché restituiscono calore a basso costo, energia a basso costo. Pure quello che pensiamo che è uno scarto in realtà non è, perché ci facciamo delle sabbie. Rimane un minimo di residuo, quel minimo di residuo oggi lo esportiamo. La Lombardia è sufficiente per lei, ma sta digerendo tutto il comparto nazionale. Tra l'altro, il comparto nazionale, che non è efficiente, ci porta a portare i materiali all'estero. Io con la mia azienda ho vinto un appalto nel sud, dove portiamo le famose ecoballe in Norvegia, dove paghiamo per fargli fare corrente e energia alla faccia nostra. Ma assessore, si ricorda la polemica che ci fu qualche anno fa, Fabio, tu te la ricordi? Come l'assessore, no? L'assessore di tutti, sicuro. Naturalmente, proprio su questo problema, però, dei rifiuti di Roma. Però io sai che sono draconiano, ne parliamo dopo la pubblicità di questa cosa, ok? Assessore, allora, lei si è perso tutto un cinema qua. In fuori onda raccontavo. In fuori onda di Fabio, esatto. Massa. No, raccontavo praticamente... di una cosa, perché va bene, ok, termovalorizzatori, le discariche, i depuratori pure, no? Tutti li vogliono, perché chi non vuole l'acqua pulita? Però poi io, visto che ho un po' di memoria, ricordo che quando Milano non aveva il depuratore, perché ricordiamoci che Milano fino a 20 anni fa il depuratore non ce l'aveva, ok? L'hanno dovuto mettere perché l'Europa gli stava per fare infrazioni di centinaia di milioni di euro, giustamente, perché non puoi avere una metropoli senza il depuratore. Allora decisero di fare il depuratore. Dove lo fecero? Se il confine con Rozzano era qua, lo misero qua, attaccato praticamente. Tu, quelli di Milano manco lo vedevano dove era il depuratore. Naturalmente Fabio Maspa era a Rozzano. Io sono di Rozzano, con Rozzano con Gezzè. Cioè, non è che... No, e ormai lo sanno tutti, perché ogni trasmissione, esatto. No, ma il bello, fammi dire. Ma il bello è che il sindaco di allora, che era un sindaco di sinistra, Maria Rosa Malinverno, si incatenò per dire qua non ci deve essere il depuratore. Come la finirono? Dicendo che avrebbero compensato portando il 15, il tram, fino in centro al paese. Allora a quel punto lo digerirono, no? In qualche maniera. Però voglio dire, tutti vogliono questi depuratori, queste cose, però nessuno lo vuole dietro casa. E questo è un problema della politica, giusto Cattaneo e giusto Girelli? Prima Cattaneo e poi Girelli. Sì, è così, si chiama sindrome NIMBY, no? Not in my backyard. Non, sì, io lo voglio, ma non nel giardino di casa mia. E questo è certamente uno dei problemi. Prima Barbara Ciavò diceva, ma perché c'è così tanta resistenza? Beh, c'è tanta resistenza verso questi impianti perché evidentemente c'è preoccupazione per l'impatto che possono avere sull'ambiente e sulla salute. Però anche qui bisognerebbe avere un po' più di consapevolezza dei passi avanti che ci ha fatto fare la tecnologia, perché oggi gli impianti di trattamento rifiuti in generale, i termovalorizzatori in particolare, hanno un sistema delle emissioni che è monitorato con dei sistemi di telerilevamento da ARPA, dall'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, in tempo reale. E se per qualche motivo i valori sforano i limiti, l'impianto si ferma automaticamente. Abbiamo fatto moltissime indagini epidemiologiche richieste anche dal territorio, vicino ai termovalorizzatori, per vedere se dove c'è un termovalorizzatore aumentano le malattie. E in realtà tutte queste indagini dicono che il contributo delle emissioni dei termovalorizzatori è sostanzialmente marginale, mentre è rilevante il contributo dell'inquinamento diffuso. Noi viviamo in territori che sono inquinati per il traffico automobilistico, per le emissioni dei nostri impianti di riscaldamento civile, per le attività industriali, non innanzitutto per gli impianti di trattamento rifiuti. Solo che si è creato nel tempo questo timore per cui la gente questi impianti non li vuole. Allora bisognerebbe compensare, questo è certamente un tema molto serio su cui anche in Regione abbiamo fatto esperienze positive in passato. Se un territorio subisce la presenza di un impianto non gradito, deve avere un beneficio sotto altre forme. È una strada che abbiamo percorso, che va percorsa anche in futuro. Anche qui qualcuno reagisce un po' ideologicamente dicendo ma stiamo svendendo il territorio. No, stiamo compensando i cittadini di un disagio che hanno, perché questi impianti vanno fatti, anche se devo dire che oggi in Lombardia ne abbiamo fatti abbastanza e quindi non ci sarà bisogno di nuovi termovalorizzatori in futuro. Consigliere Girelli, lei prima ha detto che il termovalorizzatore non è l'ultima, l'unica soluzione, la soluzione vera.
Quindi qual è la soluzione vera per i rifiuti? No, ho detto che chiaramente il termoutilizzatore non può essere concepito come dire abbiamo risolto il problema dei rifiuti. Dobbiamo accanto a questo costruire davvero una mentalità tesa a ridurre al minimo la produzione di rifiuti, specie quelli di maggior difficoltà nel recupero o comunque smaltimento, distruzione o termovalorizzazione. Importante è che non ci si concentri sugli impianti, su cosa farne dei rifiuti, considerarlo come un valore assoluto, ma come un qualcosa che può essere valorizzato, ma che deve essere fondamentalmente ridotto nella produzione, perché questo rimane un obiettivo primario, a mio giudizio, una precondizione per parlare del settore. Riguardo il tema invece delle scelte della politica, io sono convintissimo che la politica non può certo dire no, deve dire come. E da questo punto di vista uscire un po' da quella posizione molto comoda che spesso l'una e l'altra parte assume nel momento in cui si trova ad essere opposizione, in realtà in cui si devono prendere delle decisioni. Nella mia esperienza di amministratore pubblico, specie di presidente di una comunità montana dove affrontammo il tema della depurazione di valle, io ho sperimentato che il metodo migliore è quello della condivisione della partecipazione di tutte le realtà delle amministrazioni locali coinvolte, delle associazioni di cittadini, perché fare informazione, far crescere la coscienza della difficoltà che si ha di fronte, fare delle scelte il più possibile condivise aiuta. Poi ci sarà sempre chi farà il bastian contrario in maniera ideologica e contro ogni cosa, bisogna farsi una ragione. Bruno Però Bella. È importante che i più capiscono cosa si sta facendo. Bruno Bella, che ne pensa? Di Ma io che penso dice la compensazione ammetta un torto. Non perché devo compensare, perché metto un'industria, allora tutte le industrie, tutte le attività vanno compensate. Bella, c'è un tema. No, sai cos'è? È la parola compensazione che è sbagliata. Va aiutata, ma non compensata. È sbagliato il termine. Seveso esonda Milano, ok? Sì. Esonda Milano perché Milano l'ha tombinato. Sì. Fanno due vasche molto grosse, non a Milano. Le fanno nel territorio di fianco. Ora, servono quelle vasche lì, perché non puoi che puoi andare sott'acqua a mezza Milano tutte le volte che esonda il Seveso. Attenzione! Esattamente come serviva il depuratore a Milano, perché non ce l'aveva. Però per una questione di campanili, perché qui ragioniamo così, per una questione di campanili, perché se il problema sta a casa tua devo prendermelo io a casa mia? Ecco perché la compensazione ci vuole, perché se io mi devo prendere una vasca sotto casa mia per risolvere il problema tuo, tu mi devi dare qualcosa, oppure no? Ma allora il principio è se un'attività porta un disagio compenso, ma se un'attività porta un vantaggio, in quel caso del depuratore potrebbe essere probabilmente il problema degli d'origine, no? Oggi credo che l'assessore Cattaneo mi può dare ragione che non ce ne abbiamo più questi grandi problemi, perché come ha detto prima le tecnologie sono veramente arrivate a dei livelli diversi. Noi abbiamo ancora in mente gli anni 80, ma stiamo vivendo nel 2020, quindi dove c'è un depuratore ma gli odori, poi possiamo parlare con i cittadini, non credo che ne sentano, ci sono tante tecnologie che abbattono il problema d'origine. È da dire che chi si mette il depuratore deve avere una compensazione perché viene occupato del suolo? Sì, ma non perché faccio l'attività del depuratore che ti faccio la compensazione. Cioè il mio senso è questo, faccio l'attività, tu recepisci questa attività, ti consumo del territorio, allora siccome tutti quanti abbiamo il buon utilizzo di questo strumento, ti diamo un supporto in qualcos'altro, ma non in compensazione. Inteso, tu ti porti a casa un canchero, allora ti do un panino. No, tu fai parte di un sistema integrato che in questo caso è la regione o la provincia, e allora tu prendi questo problema, noi ce ne prendiamo altri, o viceversa. Ma non è una compensazione perché tu hai un pianto di rifiuti, non deve passare quel messaggio, deve passare il messaggio dell'utilizzo, del servizio. Marra Podi, poi lo coinvolgeremo molto bene sull'ultimo blocco, quindi arriverà il suo momento, però sì. Una cosina così proprio, un antipastino. Quando si parla di ambiente a Milano, generalmente non si parla di queste grosse operazioni, quindi si parla delle piste ciclabili, dello smog, lo smog è un problema, però con la mobilità sostenibile, quindi è come un po' se fosse software, no? Rispetto all'hardware, cioè quello che conta. È vero, sbagliato? Un commento rapido, poi con lei parliamo dopo nel prossimo blocco. No, il tema è estremamente importante. Teniamo in considerazione che i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018 indicano Milano come la seconda città europea più inquinata per quanto concerne PM10. Quindi il tema è estremamente importante e bisogna prestare attenzione.
Attenzione, il problema non si risolve certamente con le piste ciclabili. Noi siamo d'accordo, come qualsiasi altro partito politico, a sostenere le piste ciclabili, ma dove devono essere fatte con un buon senso, devono essere fatte con sicurezza sia per i ciclisti sia per gli automobilisti, e francamente non come è stato fatto, pensatemi, in Corso Buenos Aires, mettendo per terra, disegnando per terra delle strisce e dicendo che quelle sono delle piste ciclabili che mettono a repentaglio incolumità. Adesso, Corso Buenos Aires con le strisce, ma è importante. Girani, prima... queste strisce di Corso Buenos Aires ad ogni trasmissione vengono sempre, fuori. Sempre. Eh? No, ma ci sono altre soluzioni. Poi, poi vi racconto due dati su questa cosa. Visto che nel prossimo blocco saluteremo Gian Antonio Girelli, però l'ultima domanda vorrei farla a lui prima di salutarlo e poi andare in pubblicità. Eppure oggi io in questa trasmissione, questo enorme scontro tra destra e sinistra, centrodestra e centrosinistra, se dico destra e sinistra poi Catania si incavola, centrodestra e centrosinistra, io non è che l'abbia proprio tanto visto. Allora perché questa rabbia poi quando si vanno a fare le cose sul territorio? A chi le domandi? A Girelli, prima di salutarlo. Ma io credo che da questo punto di vista, da una risposta di questo genere, la politica deve fare un passo in avanti, superando tante speculazioni che proprio non sono più sopportabili e soprattutto rimandano la presa di coscienza e la soluzione dei problemi. Perché sono temi che, indipendentemente dall'idea che si ha in testa, che poi con Raffaele, a dire la verità, rappresentiamo tutte e due la parte più centrista delle rispettive appartenenze, quindi ecco, i confini diventano anche meno, dovrebbero partire dall'analisi delle situazioni e dal confronto sulle possibili risposte, perché di sicuro c'è un tema, il problema c'è, dobbiamo affrontarlo, dobbiamo dare una risposta. E quindi il giocare un po' il ruolo delle parti, a seconda se sia maggioranza o minoranza, serve davvero a poco. Abbiamo bisogno del rapporto con la scienza che ci può dare delle risposte, dobbiamo stabilire un rapporto sinergico e virtuoso con quella parte economica che si occupa di questi settori e lo fa in maniera egregia, trasparente e in perfetta legalità, e dobbiamo farlo creando una grande condivisione istituzionale, laddove anche il tema che veniva detto prima delle compensazioni non è visto come il riconoscimento di null'altro che il dire, siccome dobbiamo dare una soluzione a un problema di tutti, chi si assume l'onere di avere sul proprio territorio la scelta di destinazione urbanistica di un certo tipo deve avere a fianco anche una destinazione urbanistica ad uso dei suoi cittadini. Perfetto. Tutto lì, null'altro. Grazie a Gian Antonio Girelli, lo salutiamo, grazie di essere stato con noi. Adesso andiamo in pubblicità e quando grazie torniamo avremo Regina De Albertis e continuiamo a parlare delle nostre città, come si costruiscono e come bisognerebbe viverci anche. Ecco, a tra poco. Eccoci, adesso cerchiamo di risolvere i problemi tecnici con Regina D'Alberti. No, sembra una DJ invece che una costruttrice. Ingegnere D'Alberti, presidente... Ci può fare un rap con qualcosa tipo... Esatto. Ingegnere D'Alberti, presidente ANCI Giovani, consigliere delegato Borio Mangiarotti, grazie di essere qui con noi. Prima di passare a farle qualche domanda... Volevamo far concludere Bruno Bella rispetto a quello che è appena stato detto da Girelli e quindi dalla paura comunque che c'è un po' di avere il termovalorizzatore vicino a casa. Ma qua la politica gioca un ruolo importante, perché ha il gioco di comunicare, anzi ha il ruolo, non il gioco, di comunicare in modo sano e senza creare, come aveva detto Girelli prima, il sì e il no per litigare e trovare lo scontro. Perché la politica ambientale è un percorso a sé, dovrebbe mettere d'accordo tutti, no? Con delle comunicazioni intelligenti, informando. E quello che succede, lo diceva anche prima Fabio, quello che succede in realtà è che si va verso i facili consensi creando e utilizzando questo strumento dell'ambiente per portarsi a casa dei voti. In realtà bisognerebbe avere un po' più di etica e meno pensare al voto elettorale e passare più il tempo a informare le persone con delle informazioni corrette e senza creare i demoni per portarsi a casa dei voti. Allora, Regina D'Albertis, domani il 28 ci sarà il convegno nazionale ANCE Giovani, l'Italia riparte, ho visto che c'è un panel che ha attirato la mia attenzione, la grande sfida delle infrastrutture, ostacoli e opportunità.
Dove sono gli ostacoli, Regina Di Albertis, dove sono? Allora, buongiorno a tutti. Gli ostacoli principali sono legati alla burocrazia. Purtroppo è, diciamo, il grande problema che affronta quotidianamente il nostro paese. E in questo momento è veramente fondamentale riuscire a cambiare il passo di marcia, perché erano problemi già che c'erano prima. Siamo di fronte ad una grandissima opportunità, perché arriveranno sul territorio tantissime risorse. Però queste risorse devono essere spese in tempi rapidi. Entro la fine del 2022 il 70% devono essere impiegate, entro la fine del 2023 il 30% e entro il 2026 tutte le opere devono essere concluse. Quindi i tempi che abbiamo di fronte sono veramente stretti. Considerate che nel nostro paese, purtroppo, per realizzare delle opere al di sopra dei 100 milioni mediamente ci vogliono 15 anni. Quindi parliamo veramente di tempi biblici. Quindi o c'è uno sforzo congiunto da parte di tutti per riuscire veramente a lavorare insieme e riuscire a fare in modo che queste risorse non rimangano risorse scritte su fogli di carta, ma calino effettivamente sul territorio, o rischiamo di perdere una grandissima opportunità. Marrapodi, abbiamo una città che va a elezioni a ottobre. E peraltro esattamente quello che ha detto adesso il Regina Di Albertis, questo 70% da spendere subito, da impegnare in effetti subito, e l'altro 30% nel 2023, esattamente la stessa cosa che ha detto il sindaco Sala ieri. Però guardiamo un attimo indietro, cosa è successo in questi ultimi 5 anni? Perché comunque fondi ce ne sono stati, anche sull'edilizia, da parte dei fondi internazionali, un po' di fermento c'è stato, ma è stato regolato bene? Dia un giudizio, diciamo, su come è stata gestita la città in questi 5 anni. Beh, diciamo che la città è stata ferma su tutto. Allora, ritorno un attimino al discorso che avevamo preso prima in merito alle piste ciclabili. Vanno bene se fatte con giudizio e fatte in modo intelligente, ma non è il problema per risolvere l'inquinamento a Milano. Se vogliamo risolvere l'inquinamento a Milano bisogna partire da dati e lavorare su questi. Abbiamo stabilito che è la seconda città più inquinata d'Europa per PM10. Vogliamo bloccare le auto? Bisogna fare un piano diverso, che è quello della mobilità sostenibile e soprattutto legata alle metropolitane e ai mezzi pubblici. Perché non puntiamo sulle metropolitane e sulle metropolitane che si spingono verso l'Interland? Immaginiamo quante auto quotidianamente entrano a Milano. Basterebbe potenziare, allungare la M5 fino a Monza, dando questo servizio ai cittadini monzesi, quante persone utilizzerebbero la metropolitana per arrivare a Milano e quindi lascerebbero a casa la propria auto. Possiamo pensare ad esempio ai piani parcheggi che diventano lo snodo dove intorno alla città si creano questi parcheggi, dove chi arriva dall'esterno parcheggia la propria auto e poi con delle linee di superficie o metropolitane possono raggiungere il centro. Possiamo e dobbiamo lavorare sulle caldaie. Teniamo in considerazione Milano, mi pare che abbia più o meno 2100 caldaie di vecchia generazione che inquinano tantissimo. Di questo 900, se non ricordo male, sono all'interno della prima cerchia, quindi stiamo parlando dell'area C, che inquinano per il 60%. Perché non cominciare a sostituire queste caldaie con caldaie di nuova generazione partendo dagli uffici pubblici, dagli edifici pubblici? Queste sono delle cose che possono aiutare ad abbassare i livelli di PM10 nell'aria, quindi rendere l'aria più respirabile. Regina Di Albertis, per fare naturalmente tutte queste cose, lei l'ha detto prima, bisogna anche semplificare, bisogna cercare di abbattere tutta questa burocrazia che noi abbiamo. Le volevo chiedere questo: in questi giorni il governo si sta occupando del DDL semplificazioni, e nel DDL sono previste degli interventi, per esempio anche la modifica dei subappalti e per esempio lo stop anche della proroga del licenziamento. A lei piace questo governo come si sta muovendo? Secondo lei si può veramente arrivare a una semplificazione anche della burocrazia? Si può veramente aiutare anche la nostra città a ripartire con più vigore rispetto a quello di cui abbiamo bisogno, a cominciare proprio dai cantieri, come ha detto Marrapodi, dai parcheggi sotterranei, di corrispondenza? Lei che ne pensa? Come lo vede questo governo?
Purtroppo siamo davanti ad una condizione in cui non possiamo dire si può, ma si deve effettivamente. Ascoltavo quello che veniva detto prima riguardo all'inquinamento. Il settore delle costruzioni è uno dei maggiori, dei maggiori artefici, e quindi è stato messo in campo uno strumento, che è quello del super bonus, per riuscire in qualche modo ad ovviare a ciò. Perché non riesce ad avere la valenza che dovrebbe avere? Cioè, sta avendo un grande successo, ma spesso poi ci sono tanti blocchi. Perché è troppo complicato, è un sistema veramente troppo complicato, ci sono troppi passaggi burocratici per riuscire effettivamente a metterlo in campo. Quindi possiamo avere tantissimi ottimi progetti, ma o si parte da un'effettiva semplificazione di tutti i passaggi, di tutti gli iter, o non si riesce ad arrivare al risultato. Io penso che il governo Draghi abbia ben presente questa situazione, quindi abbia ben presente quale sia il problema da superare. È ancora presto per riuscire a dire se poi effettivamente riuscirà a farlo. Questo viene semplificazione per alcuni aspetti a delle cose apprezzabili, però per esprimere un giudizio completo mi riservo di prendere ancora un po' di tempo per vedere effettivamente se le cose vengono messe a terra. Noi stiamo discutendo continuamente per cercare di modificare o avvicinare le cose appunto a quelli che sono i nostri desiderata. Vediamo se riusciamo a dare risultati. Assessore Cattaneo, lei che ne pensa di questo governo? Draghi ce la farà a superare tutte queste difficoltà, queste divisioni? Prima sembrava un po' che le difficoltà arrivassero un po' dal centrodestra, adesso più dalla sinistra. Riuscirà a semplificare, riuscirà a modificare appunto il codice degli appalti con i subappalti? Come la vede lei? Che pensa? Il presidente Draghi è certamente una figura di grande prestigio e di grande esperienza, però credo che neanche lui abbia la bacchetta magica. E questi sono problemi in cui ci dibattiamo da decenni. Pensare che si possono risolvere schioccando le dita non è vero, non risponde a realtà. Ci vuole un lavoro faticoso e continuo che sa affrontare anche le complessità dei problemi. Lo dico anche rispetto al tema dell'inquinamento di cui parlava prima il consigliere Marrapodi. Milano è certamente una città inquinata, in questi anni però è stato fatto moltissimo, in particolare dalla regione. Qual è la differenza? Che l'amministrazione Sala, il sindaco, la sua giunta hanno avuto spesso un approccio ideologico al problema, più che teso a risolvere il problema, teso a sventolare delle bandiere. Per esempio le piste ciclabili sono un esempio di questo, così come la politica dei blocchi, area B, area C, eccetera. I problemi non vanno affrontati sventolando bandiere ideologiche, ma andando dentro e cercando soluzioni che tengano conto anche delle difficoltà. Mi permetto di dire che anche pensare che il problema di costruire metropolitane fino a Monza si risolva con facilità non corrisponde alla realtà. La realtà è piena di complessità, per esempio chi paga la metropolitana fino a Monza, no? Con una norma che dice che gli enti locali devono pagare il 40%, se il comune interessato è Milano è un conto, se il comune interessato è Cinisello Balsamo è un altro. Quindi bisogna tenere conto di queste difficoltà se non si vuole limitarsi a discorsi astratti. E solo così si può fare norme migliori, altrimenti la semplificazione diventa una norma in più che complica in più. Assessore, grazie. Marrapodi, tutto grazie, molto bello. Assessore. Grazie, assessore. Grazie mille. Tutto molto bello. Dopodiché, il candidato del centrodestra c'è o lo aspettiamo ancora tra qualche annetto? Perché a ottobre si vota, Sicuramente ci sarà prima delle elezioni, no? Beh, a parte questo, anche il signor della Palisse era vivo un secondo prima di morire. A parte queste, no, ci sono una serie di persone che di grande spessore, di grande qualità, con i quali si sta dialogando, e una certezza che ho è che sicuramente sarà migliore di Sala. Dai. Vabbè. Ecco, io devo dire una cosa, che io avevo chiesto alla regina Albertis, no? Di candidarsi lei. Diciamolo, sì, gli ho detto, ma si candidi, ma candidati. Proviamo, lei mi ha detto, no, un attimo delle priorità prima, ma si possono dire le priorità o c'è non si possono dire? Aspetta. La vera difficoltà è che nel nostro paese, quando sei un imprenditore, anche se avresti il desiderio e la passione di provare a fare una cosa di questo genere, è difficile riuscire a unire i due ambiti. Questa è un po' la vera difficoltà.
Regina Alberti, sai che quando non ci sono i candidati si trovano le donne. Ma dove andiamo? Troviamo una donna, una a caso, eh? Per cui tu hai detto a questo punto io non ci sto. Sono allora d'accordo. Io dico candidiamo Barbara Ciabò. Sì. Candidiamo Barbara Ciabò, va bene. Va bene, dopo questo siparietto. Grazie non a ci tutti. Siamo settimana prossima, ma quella dopo. Grazie a Bruno Bella, fondatore Gruppo Vibeco, Pietro Marrapodi, consigliere Municipio 3 Lega, grazie. Raffaele Cattaneo, che è un amico e dell'assessore regionale all'ambiente, e Regina D'Albertis, presidente Ance Giovani e consigliere delegato. Arrivederci ai nostri telespettatori e radioascoltatori. Arrivederci a buongiorno. Tutti.